Ciao a tutti amici di extremeardware.com, sono Ivan, siamo all'aperto perché oggi parleremo di Copilot Live. Ops, ho bloccato lo schermo. Copilot Live, un navigatore offline appunto di Copilot. Questa è la schermata iniziale, possiamo sentire la voce del navigatore che è configurabile. Sul nostro portale nel corso della recensione metteremo degli screenshot catturati nella fase di configurazione e installazione dell'applicazione, dove appunto verrà richiesta la creazione di un profilo. Infatti qua vedete che c'è scritto ciao Ivan, perché appunto dipende dal profilo creato in fase di installazione. E poi altre impostazioni tipo la voce, che può essere sia configurata tramite dei text-to-speech personalizzati sviluppati dallo sviluppatore del software, oppure usare il text-to-speech base di Android. Allora, questa schermata iniziale qua abbiamo, che possiamo mostrare o meno all'avvio, in questo caso la mostriamo anche per i fini della recensione, abbiamo la possibilità di continuare a guidare verso un percorso pre-configurato, prestabilito, che abbiamo iniziato precedentemente, oppure creare una nuova destinazione, quindi un nuovo percorso. Noi continueremo il percorso già inizializzato, così da vedere le funzioni del programma. Questa è la modalità di navigazione per quanto riguarda sostanzialmente l'automobile. Abbiamo una schermata principale dove ci indica le svolte da eseguire, ad esempio in questo caso nel percorso prestabilito ci indica di svoltare tra 42 metri a sinistra. Abbiamo due informazioni laterali e la posizione che rileva il GPS. Le informazioni laterali sono configurabili premendo nei riquadri. Abbiamo alcune informazioni come distanza, TSA, tempo restante, velocità, altitudine e direzione. Ovviamente ad esempio qua abbiamo messo velocità, altitudine, possiamo cambiare mettendo velocità di quella parte lì, la direzione, no? Facendo indietro ci vengono cambiate, direzione nord e la velocità è minore di 8 km orari, perché in questo caso siamo fermi. È poi possibile accedere a delle impostazioni avanzate con l'apposito menu e gestire la mappa sia facendo del pan per del pinch out, pinch in per zoomare e spostarci attraverso la mappa e vedere il percorso che viene indicato in verde, sia riposizionarci sul nostro punto tramite il cursore. Ci sono comunque anche le icone per zoomare e, diciamo, dezoomare per così dire, nella mappa. Il menu che abbiamo già visto prima, eccolo qua, abbiamo una serie di opzioni avanzate, il primo tra tutte la visualizzazione della mappa in 3D. La visualizzazione della mappa in 3D in realtà non cambia di molto rispetto a quella 2D, dà una specie di profondità, ma non è realmente in 3D come quella ad esempio di alcuni navigatori che si possono vedere su altri dispositivi. E risulta leggermente scattosa su questo terminale per quanto riguarda il PAN, però appunto riguarda le prestazioni del Galaxy Nexus, quindi sicuramente su terminali più recenti questo problema non esiste. Per quanto riguarda la modalità 2D l'abbiamo già vista, eccola qua. Esistono poi le istruzioni di guida che vengono elencate direttamente per poter visionare in anticipo, ecco, il percorso prestabilito. Abbiamo poi i punti di interesse, che sono molteplici, ristoranti, punti benzina, e abbiamo anche un accesso delle informazioni online con Google, Wikipedia e Yep. Abbiamo ancora le deviazioni, che appunto ci dice dove deviare per evitare appunto gli ostacoli e via dicendo. E poi il percorso. Questa informazione qua ci indica visivamente il percorso che andremo a effettuare, ma è interessante più che altro la seconda parte di questa schermata, l'alternativa. Il navigatore ci propone alcune alternative di percorso che noi possiamo scegliere, indicandoci sia la distanza sia il tempo di percorrenza stimato dal navigatore stesso. Come potete vedere, questa è l'impostazione principale. Cambiando l'impostazione, il percorso verrà ricalcolato e rimostrato a video. È possibile anche effettuare una navigazione a piedi, eccola qui come potete vedere, cambia l'interfaccia grafica nella parte inferiore, mancano delle informazioni, ecco qua, questa ovviamente è la voce che ci parla per indicarci le svolte e i passaggi, cambia leggermente l'interfaccia, appaiono delle icone in più. In realtà le indicazioni sono molteplici, perché possiamo tornare anche alla modalità guida, che è quella vista in precedente, ma poi abbiamo soprattutto un menu principale dove ci sono diverse varie impostazioni. Allora, innanzitutto l'indirizzo è quello dove noi andremo a cercare la destinazione. Non si può fare una ricerca, diciamo, per posti come ad esempio stazioni e via dicendo, funziona principalmente con le vie. Si dovrà indicare ad esempio la città e poi il nome della strada.
torniamo al coso, ci sono ovviamente un elenco di predefiniti che noi possiamo impostare oppure andare a cercare tra le ricerche effettuate di recente per riprendere il percorso. I punti di interesse li abbiamo già sostanzialmente visti, sono ovviamente parchi, ristoranti, hotel che possiamo anche visualizzare sulla mappa. Ops, si è bloccata l'applicazione, apriamolo. Non è mai successo un crash, quindi probabilmente è un problema molto molto marginale, non è da preoccuparsi. Dicevamo, i punti di interesse sono molteplici, possiamo anche indicare le pompe di benzina. Ovviamente impostando ad esempio il benzinaio, lui ci calcola il percorso per arrivare al benzinaio. Scendo e vai, parte la navigazione. E poi è possibile aggiungere dei contatti che dovrebbero essere probabilmente riferiti ad altri posti o forse profili, non abbiamo potuto provare bene quell'opzione. Possiamo vedere le mappe. Sfogliare la mappa, vedere quindi la mappa autostradale come se avessimo una guida cartacea dello stradario con sarà sconosciuta, perché in questo caso siamo in un parco per far funzionare il GPS, quindi ovviamente non ritrova la posizione. Fotonav sono le foto scattate dal telefono. In realtà qua ho acquisito l'applicazione perché ci sono le foto personali, comunque in realtà può scattare le foto e mostrarle lì. E poi ci sono le informazioni del GPS come le coordinate, che in questo momento le coordinate, le informazioni di coordinata del GPS. Per quanto riguarda l'itinerario ci sono diverse altre impostazioni, possiamo ovviamente definire il percorso che abbiamo già visto prima nella schermata precedente, eccolo qui con l'alternativa, pianificare e modificare l'itinerario aggiungendo ad esempio delle deviazioni, eccole qui le deviazioni. L'active traffic, ho sbagliato a cliccare. Active traffic è una funzione che in Italia non funziona, è disabilitata nel nostro telefono, ma dovrebbe in teoria in altri paesi determinare il traffico in tempo reale. Cancellare destinazioni, opzione di veicolo, che ci dice principalmente che tipo di veicolo stiamo andando ad usare, e quindi varia leggermente il percorso stimato per il coso. My Copilot è invece una schermata per quanto riguarda appunto il profilo che viene creato all'inizio. Ci sono le mie mappe, noi in questo caso abbiamo scaricato soltanto alcune mappe, ma possiamo scegliere tra un elenco di mappe. Questo elenco dovrebbe variare in base alla versione del navigatore che andrete ad acquistare, dopo parleremo di prezzi più o meno. E poi ci sono le informazioni sull'account, possibilità di consigliare un amico, ripristinare dal cloud le informazioni, perché questo servizio di profilo prevede anche il cloud. Poi le opzioni più classiche sono appunto le opzioni del telefono, abbiamo la possibilità di personalizzare le mappe dal punto di vista estetico, scegliendo tra delle mappe standard per diverse località, ad esempio le mappe con layout inglese, europeo, tedesco e via dicendo. Per ogni layout è possibile anche poi determinare se usare la mappa in quale modalità, se solo di giorno, di notte o auto. Ovviamente di notte le mappe diventano più scure per affaticare meno la vista. È possibile vedere appunto i punti di interesse sulla mappa in modo dinamico, visualizzare le informazioni nelle località, mostrare gli avvisi con un certo preavviso, appunto in questo caso di 3 km, mostrare le mappe in indicazioni e via dicendo. E ho anche impostabile la voce per visualizzare i sensi unici. Per quanto riguarda la guida, sono alcune informazioni che appunto indicano la voce, no? L'impostazione della voce che ci guida nel navigatore, tra cui in particolare la possibilità di determinare, no, con quanto preavviso ci deve essere indicata la svolta o l'operazione da eseguire successiva. Autovelox è una funzione che ovviamente, come tutti potete immaginare, ci fa vedere la mappa degli autovelox in tempo reale, è una funzione che comunque è disponibile in 3G con il pacchetto dati. Lingua e voce ci permette invece di configurare la lingua, in questo caso italiano, e poi scegliere tra appunto il text-to-speech utilizzare. Come potete vedere è possibile innanzitutto scaricare altre voci, ma soprattutto è possibile scegliere tra il text-to-speech di base di Android, appunto com, Google, Android, TTS, oppure scegliere delle voci predefinite del navigatore. In questo caso non ci fa la previa. Ah, ecco qua il pulsante. Benvenuti in Copilot. In questo caso le altre non sono scaricate, niente. Comunque è possibile vedere l'anteprima, ovviamente cambiare la lingua in altri paesi.
voce aiuto possiamo attivarla e spegnere. Ci sono poi i temi, che in questo caso ne abbiamo usato quello predefinito, gli altri sono da acquistare. Informazioni relative al GPS e ai satelliti che sono stati agganciati dal GPS. Impostazioni di condivisione con i social network. Audio, disattiva tutti i suoni, attiva audio tasti. Usati cellulare, perché? Perché dicevamo, questo navigatore è un navigatore offline, quindi potete usarlo senza connessione dati, ma utilizzando la connessione dati avrete la possibilità di utilizzare delle funzioni aggiuntive come Active Traffic, appunto, ricerca su Google, download delle mappe, che può essere anche soltanto effettuata con Wi-Fi, novità, connessione social e via dicendo. C'è poi la possibilità di attivare il risparmio energetico per ridurre l'umidità dello schermo principalmente, la possibilità di orientare lo schermo in una modalità prestabilita, in questo caso usiamo la modalità default del telefono, del dispositivo, sì, quindi con la rotazione automatica, la possibilità di scegliere un'unità di misura, noi usiamo un sistema metrico ovviamente, ma è anche previsto quello inglese, e la possibilità appunto di ripristinare l'impostazione iniziale e le informazioni su Copilot. Copilot che in questo caso è nella versione 9.4, abbiamo visto abbastanza di continuo aggiornato sul sito. Esistono poi altre informazioni come il meteo che ha delle informazioni diciamo non molto distanti da quelle che sono tipicamente raggiungibili col telefono e non sono utilizzate a fine della navigazione. Interessante poter vedere il meteo alla destinazione, in questo caso è equivalente perché stiamo navigando sempre sulla città di Torino oppure in un'altra città che andremo a definire tramite cap o nome. Anche qui è possibile scegliere se visualizzare la temperatura in gradi Fahrenheit o Celsius. Sono poi informazioni relative al parcheggio, informazioni relative alla posizione corrente, possiamo salvarla al fine dell'inserimento nei predefiniti, la possibilità di posizionarla su Facebook informazione, interessante la connessione con Wikipedia dove possiamo ricevere informazioni su ad esempio posti di limitrofi dove ci troviamo che possono essere di interesse per esempio storico culturale, in questo caso vengono direttamente passate assistente stradale che ci indica l'aiuto stradale appunto con numero di telefono. Col pulsante mappa torniamo alla mappa, in questo caso ci continua a dire l'indicazione, potete vedere in angolo in basso qua il tipo di veicolo che abbiamo scelto precedentemente, la connessione GPS, e poi c'è ovviamente il pulsante per la chiusura del navigatore e torna sul schema iniziale. Per quanto riguarda il navigatore abbiamo trovato che appunto come dicevamo non è possibile indicare una destinazione senza conoscere la via, tendenzialmente funziona con un indirizzo o una via, quindi funziona molto similmente ai navigatori tradizionali per le macchine. Il navigatore è offline, quindi le mappe vengono scaricate inizialmente e poi sono disponibili anche senza connessione dati. Il costo di questo navigatore parte da €24,90 a salire a seconda di quante mappe volete acquistare. C'è una versione demo da provare che dura 14 giorni, mi sembra, in cui potrete provare le funzionalità del navigatore se siete interessati all'acquisto e poi eventualmente passare alla versione pagamento premium dove avrete integrate le mappe per poter sfruttare. Per quanto riguarda il funzionamento del navigatore in sé non abbiamo trovato particolari problemi, il navigatore è abbastanza preciso, l'unica cosa ogni tanto non ha detto la svolta da fare, nel senso ci siamo trovati a superare lo svincolo o la svolta eccetera eccetera senza che lui ci indicasse niente a voce. Probabilmente questo è un aspetto che dipende dal sensore GPS del telefono, che ovviamente ha una certa imprecisione, e settando in alcuni casi la distanza di preavviso troppo bassa, cioè ad esempio a 50 metri dalla svolta, l'errore potrebbe essere in qualche caso superiore e quindi si perde la svolta. Probabilmente quella è l'unica spiegazione che può spiegare appunto questo comportamento. In ogni caso il navigatore è comodo da utilizzare, piacevole, preciso, è una funzione in più, è disponibile per Android e per iOS, qua possiamo vedere la mappa con tutti i punti di interesse, eccoli qua, anche qua in questo caso è un po' scattosa, passiamo alla modalità 2D. Per quanto riguarda Copilot abbiamo detto tutto quanto, sul nostro sito www.extremeweather.com vedremo maggiori informazioni, foto, screenshot e spiegazioni più dettagliate magari di alcuni aspetti, continuate a seguirci sotto apparito lo staff.